Ed eccoci con Gabriel Garco. È una cifra di tempo che ci rincorriamo, ci vediamo di qua, no, di là. Siete voi che rincorrete mai. Appunto, io, nel senso che sono io che ti rincorro. Ma non c'è stata mai l'opportunità per fare una piccola intervista. In questo cortometraggio cosa fai tu? Che ruolo hai? Interpreto il papà della bambina a cui viene poi trapiantato il rene. Che esperienza è stata per te? È stata molto bella, ovviamente breve perché è un cortometraggio, quindi sicuramente diversa, però c'è stato un bel feeling tra tutti e quindi sono contento. Poi soprattutto, indipendentemente dall'esperienza sul set, che poi sono più o meno tutte uguali, quello che cambia è il messaggio che si dà. In questo caso comunque un messaggio molto importante, sono convinto come sempre che se fossimo tutti un po' più uniti e si parlasse di più di determinate cose, otterremmo molti più risultati. Allora, chiudiamo questo cortometraggio, perché poco tempo fa ci siamo rivisti sul set a Frascati, se ricordi bene. Sì. Sul set di Simona Izzo. E... sì, quello però ne parleremo dopo. Volta. Ok, allora alla prossima parliamo anche di quello. Bocca al lupo per questo nuovo lavoro. E... grazie. Alla prossima. Alla prossima. Ciao Gabriele. Ciao.